detto che Moscerini sono tutti maschi? Cioè, non ha mai detto nessuno, quindi questo è il mio modo di dire, di spiegare, di raccontare che nei racconti c'è un po' un filo comune, un filo conduttore che è proprio un accadimento piccolissimo, un'irrilevanza, un cambio emotivo, una carezza oppure un cascatone, una mosca, possono cambiare la storia di una persona, cambiare il finale, determinare l'evolversi di un evento, ecco. Sì, e io gli ho cercato affannosamente la parola, il termine Moscerini, e pensavo di... Invece c'è, a un certo punto c'è, in un racconto, c'è, in un racconto bellissimo che io quando ci siamo incontrati la scorsa settimana non avevo ancora letto, e che in questi giorni ho letto, in Punto di Morte. Poi magari torneremo a parlare anche di questo Ah, quello racconto. all'estero ho scelto proprio il titolo. No, perché era quello che non avevo letto Allora, e lì c'è il moscerino, Sì, lì il moscerino arriva. La signorina Iovis, Lisetta, Madame Isidori, Nelda, Flora, Maria Luce Colli, queste sono le donne che tu racconti. Prima dicevamo la provincia che ci sta stretta, che ci è stata stretta, casualmente è stata questa, il piccolo, il quotidiano. Però poi questi due tuoi personaggi li metti proprio in un quotidiano. Nel quotidiano dei moscerini, quello che sembra il nulla, no? Sì, ma non... Allora, mi è successo a un certo punto di uscire un po' dai cardini, dalle orme di chi mi ha preceduto. Penso che ognuno di noi scelga di vivere come vuole. Alcune persone si affidano e si fidano delle orme che li hanno preceduti e volentieri mettono il proprio piede sull'orma stabilita. Io non ho fatto così. E questo è stata proprio una cosa che mi ha creato una difficoltà enorme, senz'altro, però è diciamo quello che istintivamente mi è venuto di fare e che mi ha reso più contenta. Perciò quando io penso al personaggio che anche i personaggi che ho scritto nel mondo piccolo e quotidiano, non significa che il mondo piccolo e quotidiano non abbia un'intensità dentro e una profondità da ovviamente in cui bisogna immergersi e in cui c'è chi ci trova soltanto la crosta e la superficie e c'è chi invece scende nel sottosuolo. Ecco, il sottosuolo è la mia ispirazione e cioè la ricerca di quello che è considerato buio, che è considerato mistero. Non vi piaccio più oppure avete detto ah, vi ha soltanto posto.